Ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. E ci siamo. Ci siamo davvero, perché ora dobbiamo semplicemente fare il percorso che avevo pianificato fin dall'inizio, dopo l'apparizione di Zieglind. Ci siamo divertiti un botto con la frusta infuocata del caos. Non siamo in forma umana. Per ora, d'altronde, non ci porta neanche ad avere un personaggio più brutto da vedere, in quanto è un pelino coperto da componenti sia organiche che non. Questo parassita devo decidere se tenerlo o meno, ma è così, è comunque originale. In pochi sono così stupidi da tenere sul personaggio un vero e proprio malus in tutto e per tutto. Nonostante questo, però, il percorso fatto è figo, perché se adesso noi avremo, cioè nel caso avessimo, un po' di fortuna, dovremmo essere in grado di portare la nostra arma del caos al cap immediato, senza necessità di farming. Questa è l'idea. Ma prima, Domhnall, io e te dobbiamo ancora farci una chiacchierata. Proprio perché ho un sacco di anime da offrirti, prima di gettarci letteralmente nel passato. Hey, Shemai. I didn't expect to meet anybody here. I suppose great minds think alike, eh? Beh, in teoria, ragazzo mio, ti sei dimenticato che ho già acquistato da... Non importa. Ecco, hai qualcos'altro da dirmi? Non ti ripeterai, vero? I'm afraid I don't see anything here. Ok, ok, è diventato più avido. D'accordo. D'accordo. Set completo. I'm afraid I don't... Beh, io ovviamente non mi ricordo i suoi breakpoint, quindi che dire, vediamo un po' cosa ci offre. Un abito più o meno particolare, come lui, può far parte anche di Joel, dopo tutto. I'm afraid I don't see anything here. Ehi, possibile che abbiamo finito i suoi dialoghi? Allora, mi compro questo elmo perché mi piace da morire. E? Qui non c'è nulla? Sicuro, Domino? Thank you. That was a fine trade. I have this funny feeling we'll make another... Ne sarei felice, ne sarei veramente felice, ma fammi vedere se hai umanità. Posso farlo perché non ho il calcio, non ho il calcio. Doi. Non posso. No, e ho la brutta impressione che se lo mordo... Io ci provo, eh. Non arrabbiarti, Domhnall, non arrabbiarti. Hold on there. Oh, oh. Interessante. What's this about? Nulla. Beh, a questo punto su schermo vi sarà apparsa la dicitura della wiki, proprio perché mi sarò incuriosito in post-produzione nello scoprire come e quali effettivamente siano i breakpoint, i livelli di anime che devo donare a lui per ottenere i suoi dialoghi. Sono finiti? Ci parla solo dei fantasmi e del drago antico di pietra? Chissà. Ciò non di meno, abbiamo comprato pezzi di equipaggiamento a modo mio, insomma, apprezzati, no? Mi piacciono. Il set tra i più eclettici, no, scusate, no, eccentrici di Dark Souls e, infine, l'elmo del golem, che è decisamente d'estetica fra le cose più belle che possono esistere nel gioco, secondo il mio personalissimo gusto. Zieglind! Ben arrivata. Oh, hello again. We're both managing quite well, aren't we? But I haven't found my father yet. Have you seen him? Oh, sì. Really? Then I must be off. I'm sorry he's caused you trouble. He has a knack for that. If you just stay put. Really? I'm sorry. Questo è il penultimo dialogo di Zieglind prima della fine della quest di Ziegmeier, ma se noi adesso ci spostiamo alla figlia del caos, purtroppo ormai senza che abbia la sua soundtrack, in quanto l'abbiamo eliminata, possiamo decisamente raggiungere il nostro amico. Ora, la quest non dovrebbe avere ostacoli, e noi, con un pizzico di quella fortuna che ho citato poc'anzi,
dovremmo essere in grado di trovare dai Chaos Eater esattamente i tipi. Oh, a proposito, meglio non essere... Ah, posso andare giù. Dicevo, meglio non essere impreparati, perché sì, è vero, ho molte bombe oscure, ma volevo eliminare i Chaos Eater attraverso la piromanzia. D'altronde il nostro Joel è un più che esperto piromante ormai. Ricordiamoci tra l'altro che nei sequel la piromanzia comincia a cambiare moltissimo l'equilibrio di gioco rispetto a quello che ha nell'originale, in questo Dark Souls. Proprio perché qui abbiamo notato con una certa chiarezza che non ha niente a che fare con le caratteristiche, quindi una volta massimizzata è un'arma soverchiante di bene o male qualunque ostacolo che non sia immune o estremamente resistente all'elemento del fuoco. Mentre nei successivi è stata resa più modesta. Allora, armonizza magia. Io direi di prenderci la bufera di fuoco e la palla di fuoco migliorata. Proprio perché ci tengo moltissimo a dare credito a quell'ana. Detto questo, nel mentre ci spostiamo verso Ziegmeier of Katarina, in uno dei luoghi di nuovo più nascosti che si possono immaginare per la sua quest, perché figuriamoci se non avrebbe mantenuto per tutta la durata della sua storia una mancanza di user friendliness, chiamiamola così, una mancanza di accessibilità costante. Leggiamoci la descrizione di un oggetto chiave molto... No! Prima scendiamo, che altrimenti faccio una finaccia da cartone animato. Ok, adesso... Beh, è vero che nei successivi, per esempio, hanno cambiato la piromanzia, ma una cosa che mi è sempre dispiaciuta è che non si possono più cambiare gli equipaggiamenti durante le animazioni. Era un bellissimo metodo di velocizzare alcuni processi e di essere un pochino più audaci nel gameplay. Allora, oggetto chiave. Pendente rotto. Pendente di pietra rotto. La metà di un pendente. La corda sembra quella tipica di Ulassil. Questa pietra antica emana potenti influssi magici. Nell'epoca attuale, tuttavia, non è possibile manipolare né percepire tale potere. È un oggetto che suscita riverenza e una strana, profonda nostalgia per il passato. Se c'è qualcosa che è poco accessibile, ragazzi, è il metodo con il quale si accede al ormai non più DLC, ma contenuto extra di Dark Souls. La parte che riguarda il passato di Ulassil e della, diciamo, fine dell'Era del Fuoco. Ovviamente se si lega l'oggetto a Dusk si può pensare effettivamente a dove andare a esplorare per trovare un accesso che si sblocca tramite un oggetto chiave, però è veramente, veramente, veramente tirata. Ecco qua. Vediamo un po' con un bel attacco in salto. Oh, ho cercato di fare il fighetto per uscire dal range del cono di attacco, ma non ha funzionato. Peccato anzi che questi nemici non droppino titaniti rosse, potrebbero essere tranquillamente composte da titanite rossa. E invece, purtroppo, bisogna farmare quei bastardi là dietro. Intanto, però, Zig dovrebbe essere qui. Brutta trappola, se non si sta attenti. Allora, guerriero di Katarina, ci sei? Sì. Vecchio amico. Mettiamoci l'anello del serpente e parliamoti. Oh, ho! Excuse me, I was so absorbed in thought I just drifted away. Must be the warmth. Well, what's on your mind? No, don't tell me. Those monsters making life difficult for you? You need not be ashamed. We're all in the same boat, you know. I really have run up quite a debt to you. Perhaps the time has come. Non ancora, Ziegmeier. Apprezzo il tuo aiuto profondamente, ma non è ancora arrivato il momento. Permettimi di spiegare a questi ragazzi qual è il mio piano. A partire da non rischiare troppo di farti del male. Vediamo un po' se la nostra piromanzia li raggiunge.
Temevo un incidente del genere. Possibile che non riusciamo a... Vediamo, Oh, d'accordo. E allora bombe siano. Speravo di fare una cosa un po' più fica. Quello che voglio fare, a questo punto lo dico semplicemente agendo, non è completare la classica questline di Siegmeier. In altre parole, ragazzi, ho intenzione di salvarlo al 100%. Non voglio che Siegmeier muoia ucciso da sua figlia. Proprio perché il suo essere un tale avventuriero, il suo essere così impulsivo, ha portato al pericolo sua moglie e la piccola Sieg. Attenzione, Mike, non scivolare. Più volte, al punto che è proprio lei a decidere di porre fine alla sua vita quando lo scopre vuoto sul fondo di Ash Lake, del lago di cenere. Questo perché non possiamo salvarlo, non c'è modo di poter salvare Sieg. È soltanto un mito quello che possa sopravvivere, tanto quanto salvare Sif. Non si può salvare Sif, in nessun modo, così come non si può salvare Siegmeier. E così l'acquisto delle nostre bombe infuocate tempo addietro assume un ruolo precisissimo nella nostra avventura. Quello che accadrà sarà che noi lo salveremo da queste creature e non gli permetteremo, questa è una cosa ancora più macabra sotto alcuni punti di vista, non gli permetteremo di sacrificarsi per noi. Quindi non solo non gli permetteremo di morire come eroe, ma nemmeno di partecipare a un'ultima battaglia. Lo porteremo alla vuotezza, vuotezza che non vedremo purtroppo, e questo per me è un dispiacere grosso, è un difetto secondo me. La quest rimane sicuramente chiusa, che ci dà l'ultimo suo dono, ma senza un ultimo passaggio. Peccato. Tuttavia, sì, certo che potrei morirne, lo so, è una cosa scenica usare la bufera di fuoco come attacco finale, ma hey, il discorso è sempre lo stesso, no? Facciamolo. Meraviglioso. E sì, se ve lo state chiedendo, per un momento ho temuto, ho seriamente temuto, che una bufera di fuoco, che un pilastro di fuoco colpisse Siegmeier. Per quanto riguarda invece la nostra sfortuna cronica, perché adesso io ho solo un pezzo di titanite rossa, ero sicuro che me ne avrebbero droppati, ero sicuro che avrei avuto quel tipo di, perlomeno RNG, e invece niente. Dovremo necessariamente dropparne almeno... Due. Ma, visto che abbiamo avuto questa sfortuna, perlomeno vi mostro, ottenendo, come vestendo l'anello giusto, che è proprio qui che si trova, invece, la lastra. Una lastra di titanite rossa, qualcosa di enormemente leggendario. Non abbiamo ancora mai letto la descrizione di una lastra. E potrebbe essere un'occasione pericolosa farlo mentre è pieno di trappole, ma... Le lastre leggendarie erano dominio degli dei. Le armi forgiate da questa lastra diventeranno armi leggendarie. Io però mi sono dato un momento una regolata, perché altrimenti... Strada avanti. Dobbiamo tornare da Sieg. E per farlo, no, in realtà qui si tornerebbe più indietro. Andiamo subito a destra, perché dovremmo poter trovare un altro Chaos Eater qua sopra. Vero, Mike? Ti ricordi un minimo? Sì che ti ricordi! Olè! Ah, forse questo è un... Forse quello è un pezzo! Vediamo un po'. Vediamo un po', Ti odio. E... Sì, esatto! Mi ricordavo che ce n'erano due qua, solo che... Ero convinto di non ricordare dove. Per fortuna ho avuto un eco. Ok, ottimo. Sieg. Non so se posso raggiungerti da qua, a dire il vero. Vediamo, Sì, vero, posso. Sì, posso, perfetto. La sua quest è tragico a dirsi. Ma finisce qua, sapete? Finisce qui. Lui ci darà l'ultimo oggetto in suo possesso. L'ultima reliquia di se stesso. E non è la Zweihander.
Oh, there you are. Wait, did you defeat those dire creatures? Outstanding. You never fail to impress. Well, wonderful. This Knight of Katarina thanks you. Take this as a token of my gratitude. I feel like I'm always thanking you. I curse my own inability. Capite? I feel like I'm always thanking you. I curse my own inability. La sua storia finisce qui. Diventerà vuoto, perché è fallito come avventuriero sotto ogni punto di vista. E mi dispiace tremendamente velocizzare il processo assorbendo la sua umanità, ma talvolta bisogna essere egoisti. Ok, fatemi andare a prendere quegli ultimi due Chaos Eater vicino alla culla del caos, sperando che uno di loro, ne basta uno, che uno di loro ci lasci un pezzo. Tra l'altro, se qualcuno avesse curiosità, da qui si può tornare indietro. Uscire dal percorso di questa trappola ha spesso messo in crisi tanti giocatori, me compreso, ma è molto più semplice di quel che sembra. Basta sapere letteralmente il come e dove muoversi. Allora. Eccola qui. Pezzo di titanite rossa. Detto ciò, presa. No, non è bastato un viaggio solo, ovviamente, però presa, e ora siamo pronti. Potenzia arma. Randello del caos, più 4, e più 5. Elemento fuoco altissimo. Ci rimettiamo il nostro set che mi ero rimosso ovviamente per correre più in fretta perché non se ne poteva più. Anello per ora. Questo mi piace moltissimo. Adoro aumentare le difese elementali medie oppure potenziare in maniera più seria quella fisica. Guardate, sono 50 punti in più, non è affatto male. Però adoro essere eclettico e quindi questa pietra, simbolo di un vero cavaliere, fornisce la forza per affrontare varie difficoltà. Ci sarà d'accompagnamento per quello che è il DLC di Dark Souls Vanilla, o meglio, non era già tale quando uscì, però ovviamente spostiamoci al cumulo dei non morti e raggiungiamolo. Abbiamo... Oh, non ho fatto in tempo, ho guardato nella parte sbagliata dello schermo e non ho fatto in tempo a dirvi il nostro DPS, che però dovrebbe essere vero... No, no, non DPS, attack rate, Mike. Il nostro attack rate che è 506, grazie anche ovviamente all'accumulo di umanità. Per quanto concerne invece la picca, beh, tempo al tempo. Tempo al tempo. Andiamo. Stavo notando il riflesso nell'acqua. Ma poesia a parte, il fatto di aver trovato quel pezzo di pendente ha generato uno squarcio nello spazio-tempo. Abbiamo tolto da una prigione che era fuori dal tempo, come quella dei golem, un oggetto che aveva appunto forte energia. Non la possiamo percepire, ma esiste. E vedere Manus in questa remaster per me è parecchio importante. Mai quanto però effettivamente vedere questo effetto, perché è vero, è un effetto che è stato completamente ricostruito. Guardate l'effetto di profondità che è stato aggiunto. Wow. Che strano, eh? Pronti. Questo sì che è un effetto Dark Soulsiano. Non dovresti toccare nulla in Dark Souls. Ma
Manus potrebbe essere bellissimo come orribile in questa remaster, perché una cosa assolutamente cruciale è che bisogna stare molto attenti quando si gioca con i particellari o comunque tutte le forme estetiche alla culla del caos dell'originale, perché le fiamme che hanno praticamente divorato le sorelle di Aizalith, le figlie di Aizalith, nell'originale erano molto particolari e sicuramente il sigillo di carne, diciamo, che le rappresenta, il corpo di quelle falci, è diventato più bello nella remaster, ma il fuoco ha perso un po' di carattere, no? Perlomeno rispetto a ciò che posso pensare io. Quindi mi chiedo, l'oscurità di Manus, quella che abbiamo visto su quel braccio, come sarà stata resa? Allora, armonizziamoci. Forza interiore, perché sono un pazzo. Prendiamo due mani. Anzi, no. Per ora no. Non conosco ancora molto bene la creatura che si... ah, si scaglierà su di noi oltre questa nebbia. Proprio perché è un po' che non la batto, quindi... è veloce. Ed è un'introduzione a ciò che sarà Bloodborne. Adoro il DLC di Dark Souls. Perché stordisce. Ho fatto bene. Bevi, bevi, presto! Ok. Oh oh. Mamma mia, che pippa. Oh no, che fortuna. Ma questo è tutto culo. Ah, peccato. Questo era l'attacco perfetto. Attenzione, attenzione. Riproviamoci. Non voglio batterla solo perché ho forza interiore. No, 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 no. Non castiamoci forza interiore. Voglio... se c'è una cosa che mi piace delle boss fight di Dark Souls è leggerle. Quindi in midroll non sono proprio sicuro sia una buona idea. Ma usciamo dalla mia comfort zone e cerchiamo di vincere conoscendo la creatura. Forza! Che è questo il bello del gioco. Guardiano, fa del tuo meglio. Ok, uno. Oh, avido, avido. Troppo avido. Forza, forza. Senza target. L'acqua conduce l'elettricità, bisogna stare attenti. Non ti incantare. Fa un errore. Wow, 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 non me l'aspettavo. Cavolo! Ok, ok, pensavo che correre... sapete cosa? Credo che l'intelligenza artificiale si rompa un pochino se non la targhetto, nel senso che ci vede sempre probabilmente alla distanza sbagliata per fare l'innesco di quel preziosissimo attacco ventata. Allora, recuperiamo le nostre cosine e proviamo ad attaccarlo. Ah, Artorias non lo farò in midroll, scordatevelo. Quello proprio no, non accadrà. Oh, cazzo! Questa non me l'aspettavo. Ok. Bisogna essere furbi, eh? Bene o male ci si prova. Ancora un attimo. Ok. Woo! Woo! Calmo, dammi respiro. Non mi sta dando respiro. Non voglio perdere l'anello del sacrificio. Codata. Niente. Peccato. Beh. Tre morti. Un anello del sacrificio perso. Sta a noi adesso. Non devo cedere al fast roll. Voglio superare la mia zona di comfort di gameplay. Quindi io vi dirò. Datemi tifo e un minimo di chance. Provo a concentrarmi. Meno chiacchiere, più lore. Scusate, non c'entra niente.
ma volevo citare in malo modo l'episodio, quale, il 19 dell'Anima Oscura? Perché in Fast Roll si correrebbe anche più veloce. Oh, il target, cazzo, il target! Che palle il target che devi essere vicino! Che stronzata! Quanto non lo sopporto, quello è proprio sbagliato! No! Ok, merda. Lo so, me lo sono meritato. Odio il midroll. Peccato usarlo per bere, ma... Ok, e ora? Ah, il roll... Ok. Se mi sconfigge ancora, andrò di fast roll. Oh, ok, no, no, ok, non va bene, non va bene. Non è un buon tempismo. Maledette Estus, non vorrei usarvi così. Ok, ok, ok. Perfetto. Lo stordiamo? No. Chissà se riesco a tagliargli la coda. Oh, ho calcolato un attacco di troppo. Adoro leggere gli attacchi. Avete visto che bello che è combattere questa creatura? Perché sto chiacchierando? Mi ero promesso di non farlo. Ah, pirla. Vai. Ok. No. Ah, troppo presto. Col target non gli vai proprio dietro. Ecco, questo è per la coda, vero? Dai. No, ora fa la codata. Roll. Ok, adoro, adoro. Ok, codata. Mia. Ah no, Ok. Questo attacco. Vediamo se riesco a tagliargli la coda. No. Avido. Volevo fargli il tail cut. No, pensavo che fosse la combo più completa. È questa? No. Aia. Salvo per la Estus, Sì, ma voglio tagliargli la coda. Oh, oh. Ora? No. Ok, ok. Va bene. Ammetto che un lato di me stava già pensando alla frase che vi avrebbe detto quando stava per morire il guardiano. Vi avrei detto: ragazzi, resisto dal riavviare perché vorrei affrontarlo meglio. Ah, dai, siamo in un episodio avanzato. Giochiamo! Allora, qui sarò molto più fragile, ma incredibilmente più resiliente. Cioè, incredibilmente più veloce, quindi... Facciamo i capricciosi perché non voglio rischiare. Le 28 umanità è qualcosa che mi sono guadagnato con molto sforzo. Ma appena ho un momento. Ok. metà del lavoro è fatta. Fa qualcosa. Oh beh, la coda. Un colpo se la becca. Oh sì, è un'altra cosa. Ok. Vediamo se riesco a... almeno togliermi l'anello. Il resto non conta. Non saranno 25 punti alla difesa elettrica che cambieranno le cose. Sono nudo e a livello 1. Vieni, forza. Perfetto. Ragazza mia. O ragazzo mio. Il fast roll è un'altra cosa per Mike. L'hai notato? Sto per fare una figura di merda. Perché mi sto pompando così? No, perché il doppio roll, mannaggia. Si imparano le due mosse, No, troppo avido? No, ok. Adoro questa boss fight. È bellissima. È veramente bellissima, ma... Ok, coda del guardiano. Errore. A due mani. Perfetto. Ok. Ancora. Perfetto.
Ultima. Che dire? Vi è piaciuto? L'abbiamo fatta no damage, eh? Questo, per me, è un tipo di evento importante in questa run. È la rappresentazione migliore di ciò che è Dark Souls come combat system. Sì, certo, può sembrare che io abbia valorizzato molto il fast roll, nel senso che con il fast roll lo fai, con il mid roll prendi le botte. Non è vero. Io sono semplicemente molto più esperto con il fast roll rispetto alle tempistiche, agli iframe, alla mobility, ok? Questo non significa che con il mid roll non si può fare un no damage, chiaro? Però, avete visto? Ho ricordato alcune sue mosse, le ho lette, le ho imparate. Bam! No damage. Nonostante la sua aggressività, nonostante la sua velocità, nonostante la sua spaventosità, e in realtà la cosa più importante di tutte è la sua aggressività. Allora, sediamoci e diventiamo umani. Diventiamo umani perché adesso qui ravviveremo la fiamma. I falò di Yulasil meritano decisamente questo trattamento. Sono fra i più belli e preziosi di tutta l'Ordran. Quindi porteremo al cap ognuno di essi. In realtà il più importante è sicuramente il prossimo. Ma se si vuole esplorare un po' la foresta, che si fa? No? È decisamente meritevole di attenzione. Elizabeth. Well, look at this one. From what faraway age hast thou come? Thy scent is very human indeed, but not intolerable. Ah, Princess Dusk's savior. Thine aura is precisely as she described. I thank thee deeply for rescuing her highness. But Princess Dusk is here no longer, snatched away by that horrifying primeval human. And so I must ask, umano primordiale, couldst thou once more play the savior? Sì. Thank you. I am Elizabeth, guardian of this sanctuary, something of a godmother to Princess Dusk. I shall assist thee to my utmost, for I am one with the sorceries of Urasil. I am one, eh? La natura, giustamente. Thou shalt see further on. An abyss was begat of the ancient beast, and threatens to swallow the whole of Urasil. Knight Artorius came to stop this. But such a hero has nary a murmur of dark. Without doubt he will be swallowed by the abyss, overcome by its utter blackness. Indeed, the abyss may be unstoppable. Still, I have faith that Princess Dusk may be rescued yet. Thou shalt see. Qui abbiamo la polvere riparante, che è sempre un bene avere un po' con sé. E vari incantesimi veramente preziosi che però non possiamo castare, quindi per ora. May the flames guide thee. Grazie Elizabeth. Permettimi, prima di salutare i ragazzi, di fare un ultimo test. Domhnall, voglio l'armatura del golem, semplicemente perché la adoro, così che almeno possiamo essere certi che, escluso l'elmo di Gwyndolin, che è molto speciale in linea con quella che è sempre stata l'estetica di Joel, ossia l'avere un elmo che copre un parte del volto, voglio proprio vedere se con 20.000 anime ti posso offrire, o meglio, mi puoi offrire qualcosa di te. Allora. E cerchiamo di non morire, Artorias, ovviamente. L'umanità ci serve. Ok, sei un pochino tuonato, eh? Ma oltre a questo, armatura del golem, guanti del golem, gambari del golem. Direi che ti ho donato abbastanza, vecchio amico. I'm afraid I don't see anything here. Finirai malissimo. Thank you. That was a fine trade. I have this funny. Finirai veramente malissimo. Alla prossima, ragazzi.